E da quel giorno lì che eravate in quel programma, io confondo sempre Music Farm con X Factor, attenti, è meglio il vostro il programma. Chissà perché, Franco, sì, no, ci no, stiamo riaccomodando. La registrazione me la voglio guardare 20 volte, per favore, regia, tutti mobilitati, registrazione, DVD, grazie. Grazie a te. Grazie a te. Che gli è successo? Che prendere va a fare? Un po' d'acqua, no? Ah, sì, porta, portare un caffè. Compri solo l'etichetta perché magari sembra così. Porta, che c'hai, caffè, il trick track? Sì, avrei bisogno di qualche altra mano, diciamo. Quindi. Sì, qualche altra mano, vai, aiuta, vai. Sì, contatto vai. Con tutti. E per favore portateci due bei caffè, ancora. Qualcosa, sì. Il momento, ci sono tante rubriche, no? Che si chiamano il caffè. Al momento, approfittiamo della loro assenza. Sì. Ecco. E parliamo male di loro. Il migliore pregio di Ancora. Di Ancora, per esempio. Il pregio. Sì, perché il difetto, insomma. Prego, sono già tornato. No, grazie, io non lo bevo, grazie. Prego. No, in realtà in Ancora sono già caffeinizzato di natura. Convivono, diciamo, diverse personalità, ma non nel senso, insomma, patologico. Sì. Con diverse sfaccettature, per cui lui ha tantissimi pregi e la cosa più importante è che non sai mai che cosa ti aspetta con lui. Ah, ecco. Imprevedibilità. L'imprevedibilità è il suo pregio. Bene. Anche sul palco, anche sul palco. Mettitelo, fai un'etichetta. Non sapevo di averlo, però me lo attribuisco. Vedi, adesso tu invece definisci lui. Maggio. Definisci lui, sì, maggio. No, beh, un bel mese, dai, il mio mese preferito. Sì. No, Antonio è, almeno io l'ho sempre visto come una persona generosa, dedita al lavoro e soprattutto... Vedi che dedito è bello, era qualche anno che non si usava, eh? No, dedito è bellissimo. È bellissimo. Ma io vengo da un'altra epoca. Oh. Un po'... No, lui, quello che mi colpisce di lui è proprio il modo che ha di vivere la musica, cioè in maniera quasi sacra. Per lui è una missione, questo è bellissimo, credo, in un artista. Il massimo, cioè dedicare tutto alla musica, bello, sì, dovrebbe essere doveroso, invece diventa un altro. Non me l'avevi mai detto queste cose. Vedi, sono venuti qui a farsi le dichiarazioni. Michele, guarda la tua sinistra, quella chioma. Io sono contento perché poi alla mia sinistra non c'è più nessuno, quindi non devo parlare. Secondo te? Di nessuno. Allora, sì, innanzitutto, c'è Franco Simone alla mia sinistra. Sì, vabbè. Innanzitutto, gli ho già chiesto in passato un po' di capelli per quando io li perderò, perché lui non li perderà sicuramente. Io gli ho chiesto un po' di barba perché a me non cresce mai così lunga. Guarda, a me è cresciuta non so che età, proprio avevo quasi rinunciato. No, ma a me cresce una barba strana, peletti, cioè... Guarda e ricordati che quando arrivi in ritardo, dopo dopo parliamo, sono le cose complete, si gode di più. Sorvolando sui peletti. Sì. Peluzzi, scusa. Sì. No, Michele da quando si sveglia la mattina finché non va a dormire la notte successiva è un ragazzo che vive di musica, è come se fosse l'ossigeno per lui e quindi è un qualcosa di assolutamente essenziale per chi come lui vuole vivere di musica come lui, come noi, quindi diciamo la sua dedizione alla musica è 24 ore su 24 ed è un qualcosa di bello vederlo, vivere con lui e vedere quanto tiene alla dea musica. No, ma infatti davvero la musica, presa per il verso giusto, io dico sempre, non perché io faccio musica e faccio il cantante, ma la musica è un passaporto cantante. Per la... ogni tanto, quando c'è il tempo perso, ma è un passaporto veramente allora, per la felicità. Il tempo perso come l'hai fatto tu, così, sì. Come l'ha fatto e lo fa. Senti, caro Michele, caro Michele cortesemente, a te ti affido Simone, non quello alla sinistra, aia. Quello lì a destra. Giusto, cioè aia, no? Sì. Guarda, il pregio di Raffaele è sicuramente l'equilibrio che lui ha come persona, cioè una persona equilibrata. Posato, esatto, posato. No, perché bisogna essere intelligenti per essere delle persone posate, no? Perché la maggior parte delle persone che fanno questo mestiere, tra l'altro, tendenzialmente tendono a non accontentarsi mai, a non accontentarsi, no? Al disequilibrio, soprattutto in una situazione... All'impulsività, soprattutto in una situazione di condivisione del fatto musicale, del progetto artistico. E invece Raffaele questa cosa non ce l'ha, cioè Raffaele è una persona che
individua il suo ruolo, il ruolo in cui è più credibile e gli piace, lo fa al meglio delle sue possibilità, risultando quindi credibilissimo. Saggio, saggio. È saggio, è saggio. Possiamo dire che è più saggio? Lo assaggio. Cioè, brevemente, ma lo assaggio. Insomma, assaggio. Insomma, dopo questa sbiolinata, insomma, un invito a cena, il mio. No, mi fa piacere. Brevemente. Dimmi. Tra 10 anni, ditemi solo cose belle. Sì. Tra 10 anni, come vi vedete? Tre parole. Tra 10 anni. Io per una voglio questione... solo cose positive e belle. Per una questione, tu parli musicalmente o parli... Naturalmente. Ah, quindi vostro... restringiamo all'ambito musicale. Sì, sì. Oddio, se ti viene... Io siccome conosco, come ha detto lui, sono riflessivo, no? Quindi probabilmente sono quello che è riuscito a vedere in loro meglio di loro stessi. Sì. Io li vedo sicuramente tutti e tre con alle spalle tantissime cose proprio concrete, musicalmente fatte. Perché bravo, sono... benissimo. Tu? Allora, io non so come mi vedo. Questo non serve più. Ah, già, non so come mi vedo. Sei microfonato sulla cravatta. Allora, tra 10 anni non so come mi vedo, ma sicuramente mi vedo con la musica e magari, chissà, anche con Franco Simone su uno di quei mega palchi in Cile. Guarda, io grande, mi esalto quando vedo i colleghi bravi. Notoriamente non conosco, cioè conosco solo ammirazione e entusiasmo. D'altronde non ho bisogno di dirlo, credo che si veda. Tra dieci anni ci vedo sempre sotto braccio alla musica, come lo siamo già da tanti anni, questo artisticamente parlando, e non lo so, mi immagino gli Aram Calvi tutti e quattro. Non voglio dare indicazioni. Mi vedo con la barba, quella vera che dicevi tu, che mi uscirà. Sì. Questo. No, e poi artisticamente, sì, purtroppo siamo banali, perché tu chiedi queste cose a tutti e quattro, che ovviamente abbiamo come priorità la musica, e quindi... sicuramente io mi auguro di trovarvi ancora così belli, freschi, pimpanti, e con quello che succede naturalmente nella vita di quelli che hanno rispetto per la musica, e ancora insieme, perché veramente più che mai mi sento di dire che l'unione fa la forza. Voi siete veramente una grande potenza messa insieme. Per favore, lo vogliamo tradurre in pratica? Una canzoncina ce la volete fare? Certo. Perché io chiacchiero. Questa è realmente improvvisata, però. Sì, quale fate adesso? Ah, perché? Per me potete fare quello che vi pare. No, perché 5 minuti prima della, diciamo, della trasmissione avevamo abbozzato qualcosa. Invece questa volta ci chiedi un fuori programma a tutti gli effetti e gli facciamo. E noi ci tuffiamo nel fuori programma. Sì, noi ovviamente. Io direi, però, visto che abbiamo fatto ascoltare prima un capolavoro internazionale come Bohemian Rhapsody, adesso guardiamo un po' più in casa nostra, in Italia. Noi abbiamo avuto, secondo me, uno dei poeti più grandi della storia della musica mondiale, Fabrizio De André. Come no, alziamo o ci lo facciamo accomodati? Ma sì, ci cominciamo a raggiungere la posta, perché... ma possiamo farlo anche accomodati, perché perché è una cosa a noi, come a noi, vi pare, come noi, vi pare, ecco, libertà assoluta. In concerto questa canzone la facciamo, la facciamo seduta su degli sgabelli, perché è molto, come dire, hai detto concerto, scusa. Io mi sono trovato una sera a un loro concerto. Quando capitano in zona, veramente andate a Squinzano, era il mio paese. A Squinzano, tuo paese. Quando capitano in zona, andate a sentirli, perché è veramente un piacere dell'anima ascoltarli. Per cui accorrete, anzi dite, fate venire gli Aram Quartet e viva la musica.